Cari fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio e buona prima di campionato. Sarà un campionato entusiasmante, quindi andiamo subito a vedere i consigli del fantacalcio per la prima giornata dei centrocampisti. Abbiamo già fatto gli attaccanti e i difensori, chiudiamo con i centrocampisti. Vi ricordo che è possibile iscrivervi gratuitamente al nostro canale TG Fantacalcio News, i consigli del veterano. Vi ringraziamo molto, basta avere un account Google, fate iscriviti qui sotto e il gioco è fatto. Se riuscite a fare anche un po' di condivisione con i vostri amici, con i vostri contatti, vi ringraziamo già in anticipo. Ci trovate anche sulla pagina Facebook Fanta News. Vi ricordo che al tasto in alto della pagina WhatsApp potete entrare direttamente in contatto con me quando volete, sono sempre a vostra disposizione. Partiamo subito, andiamo ad analizzare i centrocampisti. Fiorentina-Roma è la prima partita, si disputerà alle ore 18 al Franchi di Firenze. E Bonaventura dovrebbe partire dalla panchina. Vi consigliamo Castrovilli e Chiesa. Chiesa dovrebbe essere schierato in zona offensiva. Questi centrocampisti sono certi del posto. Poi giocano un posto tra Pulgar e Duncan. Il nostro consiglio è schierare appunto Castrovilli, perché l'anno scorso ha avuto una buona media voto, ma un po' carente in fase offensiva, quindi ci fidiamo di lui. Se dovesse giocare Pulgar è da mettere perché è rigorista. Chiesa ancora al momento lo consideriamo un'incognita, quindi più no che sì per lui. Nei Granate invece dovrebbe giocare ovviamente subito Linetti, che è il favorito di Giampaolo, quindi attenzione a lui, insieme a Matej Lukic. Il trequartista se lo giocano Berenguer e Verdi, quindi al momento vi consigliamo solo Linetti come giocatore del Torino. Passiamo a Verona-Roma. Negli Scaligeri appunto ho intenzionato a mettere subito in campo Tameze con Miguel Veloso in mezzo a centrocampo. Non ve li consigliamo entrambi, vi consigliamo invece Zaccagni, che gira sulla tre quarti, per noi è una garanzia. Tameze da valutare il ruolo che coprirà, ma dovrebbe essere appunto mediano. Nella Roma ci sono scelte quasi obbligate, con Diawara e Veretout davanti alla difesa e Pellegrini e Mkhitaryan dietro le punte. Ci ispirano molto entrambi, sia Mkhitaryan che Pellegrini, quindi io direi che entrambi si possono schierare se la vite. Passiamo a Parma-Napoli. Partita interessante, dovrebbe essere abbastanza spumeggiante. Nel centrocampo del Parma i quattro dovrebbero essere Kučka, Brugman, Hernani e Grassi. Vi consiglio Kučka, perché dovrebbe agire dietro le punte, potrebbe essere anche il rigorista in alternanza con l'inglese, quindi su di lui ci puntiamo. Nei partenopei dovrebbero giocare Zielinski e Ruiz in mezzo al campo e a completamento Demme. Di questi non ci sentiamo di consigliare nessuno. Consigliamo Politano, l'estato centrocampista, che potrebbe avere funzioni proprio offensive. Genoa-Crotone, una sfida a salvezza. Dovrebbe esserci dal primo minuto Zaic, che secondo noi è l'unico consigliato in casa Genoa. Nel Crotone peserà l'assenza di Benali. Al momento vi consigliamo Morina, che è l'estato centrocampista, spinge bene. In certe leghe è considerato difensore, sarebbe più difensore che centrocampista, essendo l'estate centrocampista ci sentiamo di consigliarvelo. Sassuolo-Cagliari sarà una partita veramente bella, ricca di gol, pensiamo, quindi affidatevi ai centrocampisti, qua ce ne sono molti. Locatelli e Obiang dovrebbero giocare in mezzo, sicuramente vi consigliamo l'italiano, mentre Djuricic dovrebbe agire sulla tre quarti. È un nome che vi abbiamo fatto più volte, quello di Djuricic, quindi secondo me in questa partita è assolutamente da schierare. Attenzione a Traoré, che però se anche se parte dalla panchina potrebbe essere una possibile sorpresa, quindi occhio a sottovalutare lui. Dovrebbe partire titolare invece Sottil per il Cagliari, l'anno scorso non fece neanche un gol in Serie A, se volete fare una scommessa potete farlo su di lui. Le certezze invece si chiamano Nandez nel Cagliari, quindi anche lui è abbastanza consigliato. Mentre attenzione a Marin, che potrebbe essere una buona scommessa in casa Cagliari. Poi passiamo al match di Torino, Juventus-Sampdoria. Dovrebbero giocare i nuovi, sicuramente dovrebbe giocare Arthur, Betancourt e Rabiot. In attacco sulle fasce è possibile Kulusevski e anche Douglas Costa, quindi attenzione anche al brasiliano. Chiaramente qua sono da consigliare quasi tutti, noi abbiamo una preferenza per Kulusevski e per Douglas Costa, se dovesse star bene potrebbe spaccare la partita. Un po' meno Betancourt e Arthur e anche Rabiot, al momento ci convincono un po' meno. In casa Sampdoria al momento come per i difensori ci sentiamo di sconsigliare un po' tutti, occhi puntati sul danese Damsgaard per capire quando si entrerà in campo come sarà l'impatto con la Serie A, quindi siamo curiosi di vederlo all'opera.
Milan-Bologna dovrebbe giocare bene a sera, che sì, davanti alla difesa, non ci sentiamo di consigliare nessuno dei due in ottica fantacalcio, mentre sulla destra dovrebbe giocare Castiglieco e lato opposto potrebbe partire ancora forse Diaz, vediamo un po' chi verrà a giocare, però diciamo che noi punteremo in questo centrocampo del Milan solo sul turco Çalhanoğlu, in questa fase ci piace molto lui, quindi vi consigliamo ancora una volta il turco che è in grande forma. Mentre nel Bologna possiamo menzionare sia Dominguez che Soriano. Soriano in un cursore offensivo potrebbe fare bene, Dominguez ha fatto parlare molto bene di sé l'anno scorso, potrebbe giocherà sicuramente titolare, sarà importante per questo Bologna, seguitelo perché potrebbe essere interessante anche in ottica fantacalcio, vediamo. Poi sapete che ci sono Benevento Inter, Udinese Spezia e Lazio Taranta che saranno slittati al 30 settembre. Vi diamo qualche indicazione un po' più già in anticipo su quello che potrebbe essere il centrocampo. Del Benevento dovrebbe essere Ionita, Schiattarella e Temai, ma comunque non vi consigliamo nessuno del Benevento per la prima contro l'Inter, mentre attualmente sull'Inter dovrebbe giocare con Barella, Brozovic ed Eriksen. Puntiamo sul talento danese che ha voglia di riscatto, potrebbe subito partire forte, quindi se aspettate il 30 settembre io punterei su Eriksen. Udinese Spezia, idem, giocano il 30 settembre, i consigliati sono De Paul se rimane in Italia e Ricci dello Spezia che dovrebbe essere anche rigorista. Lazio Atalanta, anche qua recupero 30 settembre, se fate sia politico eviterei i giocatori di questa partita, se invece aspettate il match, il centrocampo della Lazio dovrebbe essere Milinkovic, Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Gioni, vi consigliamo sempre il mago Luis Alberto. Mentre nell'Atalanta dovrebbero giocare De Roon, Froiler, Gomez e Malinowski, vi consigliamo ancora una volta sia Gomez che Malinowski, perché potrebbero far molto male, sarà una gran bella partita questa. Ecco, abbiamo concluso l'analisi sui centrocampisti, mancano solo un po' di il focus sui portieri che faremo più tardi, vi ricordo che ci trovate la pagina YouTube, il canale YouTube TG Fantacalcio News, i consigli del veterano. È possibile iscriversi gratuitamente in qualsiasi momento, basta avere un account Google, ditelo a tutti, anche ai vostri amici, fateci crescere in fretta, vi ringraziamo molto in anticipo. E ci trovate la pagina Facebook Fanta News, da questa pagina in alto in cima trovate il tasto WhatsApp per parlare direttamente con me, potete chiedermi anche la guida strategica che ho preparato per la preparazione alla stagione del fantacalcio. Quindi buona prima di campionato a tutti e buon fantacalcio a tutti. A presto fantallenatori.